Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 3 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Come orsi nella tana. Tana, o meglio il vostro piccolo rustico castello. Di rientro dal lavoro stanchi e infreddoliti, stasera non vi va di uscire, preferite starvene tranquilli, prendervi il vostro tempo senza accordi né impegni. Potreste bricolare dando retta a Giove generoso anche in quadrature e a Venere in sestile, oppure dedicarvi esclusivamente ai vostri cari, come reclama la luna cancerina o alla cucina, forma concreta di trasmissione energetica e affettiva, perché quando cucinate non vi mettete solo ingredienti biologici, novove e fantasia, ma tutto il vostro amore per le persone alle quali il piatto è destinato e tutta la positività del vostro pensiero e del vostro sentire. Giornata serena a 360 gradi e se il partner mette un po' di broncio non raccogliete, fa parte del suo carattere, sottilmente lunatico, ma vi vuole un gran bene e sottapprezza tutto quello che fate per lui. Interlocutore in affari troppo indeciso, vi fa perdere tempo prezioso innervosendovi oltre misura, ma non l'avete capito perché tira così in lungo? È interessato a voi come persona, insomma, avete fatto breccia e vorrebbe conoscervi meglio. Sereni e produttivi in proprio, lavorare nell'azienda di famiglia vi infonde sicurezza, anche se i tempi non sono più quelli di una volta. Risposta affermativa e positiva al principale quesito posto nel consulto. Buon esito di esami, di colloqui, di chiarimenti, e di qualsiasi cosa vi sta a cuore. Gravidanze in arrivo, acquisto di immobili, nuove attività avviate. In campo economico è un miglioramento della propria posizione. Fate in modo da non interferire nei progetti del vostro partner o di un amico caro, alla lunga potrebbe anche decidere di zittirvi. Buone nuove sul fronte del lavoro. Tuttavia cercate di essere sempre voi stessi e di non strafare. Profumo d'amore in vista per i nati di mattina tra le 9 e le 11. Per i nati in particolare di venerdì si potrà concretizzare un sogno che coltivate da tempo. Fate una selezione delle vostre amicizie su Facebook o altri social network, usate con prudenza, lasciate e soprattutto non svelate ad estranei i vostri problemi. Alcune amicizie fatte da poco su social network vi potrebbero creare presto dei problemi, selezionate meglio e soprattutto siate prudenti nel rivelare le vostre cose. Notizie da persone che non sentite o vedete da tempo, notizie in arrivo per posta o per telefono. Su un social network potreste ritrovare una persona a voi cara. Se vi tocca comprare un regalo, fate in modo da seguire i gusti di chi lo riceve piuttosto che i vostri personali. Cercate di essere più puntuali ad appuntamenti o al lavoro, alcune situazioni, per questo, potrebbero sfuggirvi di mano. Buone possibilità che oggi arrivi una notizia che aspettavi, per posta o per email, ma arriva. Mettete in conto che la notizia è sicuramente positiva. Potreste incontrare un vostro ex e all'improvviso vi potrebbero tornare dei pensieri che avete fatto in passato, scegliete la strada più giusta. La vostra attenzione dovrà essere focalizzata sui vostri attuali progetti, oggi sarete liberi di esprimere voi stessi in pieno, senza nessuno che ostacoli i vostri piani. Potrete organizzare un piacevole viaggio, incontrare gli amici o portare a termine una trattativa di lavoro. Se nelle giornate passate avete perso troppo tempo a pensare agli altri, trascurando ciò che volevate per voi, oggi è la giornata per recuperare il contatto con voi stessi. Novità luminose in amore. Momento astrale molto positivo e fortunato. Dalla vostra troviamo la maggioranza dei corpi celesti. Quelli conosciuti in totale sono appunto 10. All'appello mancano tuttavia altri due pianeti che non sappiamo dove siano, in totale, accanto a 12 segni abbiamo così un numero congruo, nella logica dello zodiaco, di 12 pianeti e nell'oroscopo personale di 12 case. Giove in quadratura non vi spaventa, tutt'al più potrebbe implicare un certo peso allo stomaco dopo una cenetta troppo abbondante, magari coronate da CR con accento circonflesso PES, il dolce festeggiato oggi in calendario.
Non dimenticate inoltre che oggi si festeggia anche la Candelora, secondo il vecchio proverbio se oggi c'è bel tempo l'inverno può considerarsi finito, ma se piove o tira vento in inverno ci saremo ancora dentro. In realtà per i Celti era l'inizio della primavera e anche la Chiesa celebra la ripresa della luce mediante l'accensione di candele donate ai fedeli come protettive per la casa e la famiglia. Amore ed Eros. La comunicazione affettiva riprende alla grande, se c'era stato uno stop ora riguadagnate la confidenza e la complicità di sempre, l'emotività del partner vince la vostra razionalità, aprite il cuore e vi ritroverete finalmente contenti per averlo fatto. Solidarietà in famiglia, perfino con la suocera vi ritrovate perfettamente d'accordo. Con il vostro partner l'intesa logica e intellettuale sembra essere assolutamente garantita. Meno certo invece lo spazio dedicato alle passioni. Punto ma voi ora volete sentire battere il cuore. Nettuno in angolo molto benefico dal segno vostro amico dei pesci vi fa migliorare le vostre storie d'amore, specie se queste si mostravano traballanti, poco chiare, instabili e se siete nati della capricornina prima decade. Chi invece festeggi il compleanno nella terza decade si vedrà arrivare un bel colpo di fortuna che tenderà a infondere benessere economico al rapporto di coppia. Sono da prevedersi matrimoni, convivenze stabili, specie per chi nasca intorno al 13-17 di gennaio. I giovanissimi nati in dicembre vedono iniziare storie d'amore indimenticabili. Lavoro e denaro? Tutto bene, in azienda come in proprio. Sia per chi lavora in ufficio come ricercatore, archivista, impiegato, sia per chi è a contatto continuo col pubblico, come venditore, promotore, insegnante, animatore. Creatività e comunicativa gli assi nella manica, da giocare con intuito e lucidità. Se andate incontro al mondo con i dovuti modi, il mondo verrà incontro a voi con un sorriso. Forse vi siete davvero impegnati tanto e quindi ora è il momento di raccogliere quello che desiderati da tempo e cioè una lode, un riconoscimento, una splendida premiazione oppure un aumento di stipendio. Che la vostra carriera stia prendendo il volo è innegabile. Prendete in mano tutte le carte che il destino vi sta mettendo in mano e non esitate a giocarvelle. Urano, Nettuno, Plutone stanno per farvi arrivare in vetta. Sia essa una vetta artistica, di raggiungimento del benessere economico o di stabilità nella carriera. Benessere. Nulla che non vada, tutto chiaro, sia in senso fisico che interiore. Con un po' di moto anche allo specchio vi trovate più graziosi, linea più asciutta, confermata dalla bilancia. Magari non siete ancora vincenti ma potenziali vincitori, continuate a limitare le porzioni nel piatto. Bandendo tutti gli alimenti ad alto potere ingrassante. Niente, neppure gli impegni di lavoro oggi riusciranno a distogliervi dai saggi propositi salutisti, volete fare un po' di movimento e riuscirete nel vostro intento, seppure soltanto a fine giornata. Per lei, che bellezza su un canale di vendita online trovate quel pezzo che mancava la vostra raccolta di mazzi di tarocchi o di teiere stravaganti. Le collezioni crescono pian piano, accompagnano la vita, piccoli piaceri che si aggiungono l'uno all'altro senza fretta, come le perline di una collana. Per lui, tra voi e la vostra lei un'immagine un po' sfocata, giovane, bellissima, ma appunto soltanto un'immagine. Fermatevi qui. I capricci sono belli da inseguire come aquiloni, ma rischiano di portare molto lontano. Colore delle emozioni, grigio perla. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.